infatti la politica, il sorriso come Giuseppe, quella giornata durante il convegno dell'onorevole Boccia è stata una giornata particolare, dove ci siamo intrufolati, dico la verità, dove Giuseppe era talmente accalorato che a quel momento non siamo preoccupati, stesse mani, stavamo intrufati, lo sa, quello che stava accadendo dal palco di quello che stavamo parlando. Di fronte a 15 rappresentanti della politica italiana, tra i più noti e rinomati, l'onorevole Boccia, piuttosto che Via Ceriani, che è stato il firmatario. Ebbene, io all'inizio sono entrato e avevo quasi un senso di vergogna. Cosa fai nella vita? Cioè, quasi quasi ci dobbiamo vergognare di quello che facciamo. E io mi sono stancato di vergognarmi, tra virgolette, e quindi ho cominciato a cercare quelle che potevano essere le ragioni per presentare, per difendere questa categoria. Perché è una categoria che va capita e va soprattutto difesa. E allora ho cercato di trovare delle ragioni, sono andate quasi a cercare scientificamente. E il mio intervento fu un intervento legato alla liquidità con la volatilità, insieme a loro. E ho cercato di far capire a loro signori, che invece dicono: no, ma noi risparmiatori li vogliamo difendere, non abbiamo, non siamo mica contro i risparmiatori, ma gli speculatori. E chi sono gli speculatori? Per loro gli speculatori siete voi. Sono persone che hanno 10, 15, 20 mila euro sul conto e cercano di integrare il proprio stipendio, magari la propria pensione, il proprio tipo di reddito, 700-800 euro al mese. Speculatori, uguali a Goldman Sachs. Allora io mi rifiuto, siccome sono stato un manipolatore, io lo dissi là di fronte a tutti, c'era quello dell'ABI, che sono dottor Ierusani, mi guardavano in queste parti, con loro va bene. Dissi bene, io manipolavo il corso della lira, quando facevo i cambi ai tempi. E oggi vi posso aiutare a dire come sconfiggere la vera speculazione. Per me la speculazione è manipolazione. Tutti coloro che non sono in grado di manipolare i corsi e i prezzi all'interno del mercato, non possiamo definirli speculatori. Li dobbiamo definire fornitori di liquidità. Se noi cambiamo il concetto e lo giriamo, lo trasformiamo, il nostro ruolo diventa un ruolo positivo, diventa un ruolo pro. Liquidità nel settore, nel mercato, quindi aiutiamo il fondo pensione. Se noi cominciamo, ognuno di voi fa questo mestiere, di diffondere questo concetto di liquidità, fornitore di liquidità, cambieranno il concetto. Ci vorranno forse 5 anni, ne parlavamo io con Giuseppe. Il trading online esiste da 15 anni, forse è prematuro ancora riuscire a far passare questo concetto. Ma se non ci proviamo, non ci riusciremo mai. Noi siamo fornitori di liquidità, siamo un bene, perché il fondo pensione conviene a cercare i prezzi. Se non ci fossimo noi, in un mercato market maker driven, cioè guidato solo dai market maker, gli spread si allargherebbero di 5-6 volte. E cosa farebbe poi il fondo pensione senza di noi? Allora io oggi ho detto, io vado a fare una proposta agli amici broker, agli amici dell'ABI, sederci intorno al tavolo e organizzare 2 giorni di sciopero totali nel mercato. Cosa succede nel mercato? 2 giorni di sciopero dove facciamo vedere cosa succede alla liquidità se parliamo loro. Questo potrebbe essere, è una provocazione, la faccio ovviamente. Ok, questo è il preambolo. Ovviamente il discorso è lungo perché lo abbiamo condiviso con tutti gli amici di Acme, i ragazzi, prima di tutto amici, perché questa è un'associazione che è nata da un gruppo di amici che l'anno scorso, ognuno nel suo piccolo, ha cercato di dare il proprio contributo affinché la Tobin Tax non passasse in maniera disastrosa. Se fosse passata così oggi noi non saremmo qui, non saremmo. Siamo qui, c'è chi l'altra è ancora sul Tibet, riesce nonostante tutto, e oggi ho trovato la faccenda, ha detto sai che c'è, ieri ho pagato 7.000 euro di Tobin Tax. Quindi da quanto è dovuto guadagnare per riuscire a portare a casa. Ecco, però do anche un messaggio, è un messaggio ed è una critica a tutti voi. Dobbiamo smetterla di andare in giro a dire che si fanno i soldi facili. Dobbiamo smettere di presentarci a Ballarò e dire: ma questo è un speculatore con 2 clic ha fatto 3.000 euro. I soldi si possono guadagnare e si possono perdere, le statistiche dicono che si perde. È ora di finirla di dare dei messaggi totalmente fasulli su Facebook, sui social network, che vengono tutti politici. E poi ci dicono che siamo i criminali per dire che hanno ragione. Perché un operaio non ci mette a guadagnare. Quindi cominciamo a dare un messaggio giusto e cambiamo la prospettiva ribaltandola in termini di fornitori di liquidità. Allora,
E ancora in questo variegato mondo che si divide tra piccoli investitori, risparmiatori, traders occasionali e traders di professione, pensa ancora di poter continuare a vivere le proprie passioni e a investire sui mercati in piena libertà, e con mercati liquidi ed efficienti commette, a nostro avviso, un errore madornale. Devo dire che mi dispiace che ci sia ancora qualcuno in questo mondo tra di noi che non abbia ancora percepito il trend in atto. Chi se non noi operatori deve essere in grado di anticipare la tendenza? Ebbene, la sensazione è che ci sia ancora troppa confidenza e fiducia verso la possibilità che peggio di così le cose non possono andare. Ed invece, purtroppo, non si dovrebbe assolutamente escludere un ulteriore peggioramento dell'imposizione generale sugli spazi. Anzi, basta a tal proposito comprendere quello che è avvenuto negli ultimi 5 anni per capire che il mondo finanziario, già significativamente sottodimensionato in Italia rispetto al mondo reale, è sottoattacco e rappresenta un bersaglio facile da parte della politica. Il fatto che sia sottodimensionato è ampiamente dimostrato dai volumi e dalla capitalizzazione del nostro mercato rispetto a quelli dei paesi concorrenti, come Germania, Francia e Gran Bretagna. È fin troppo semplice per chiunque cominci a fare politica ricevere una base di consenso, che è la chiave per avere successo, attaccare la finanza, affermando, senza conoscere il mercato, che la speculazione vada abbattuta, come se il piccolo risparmiatore che investe in borsa nel mercato italiano fosse un manipolatore degno della Goldman Sachs di Putin. Tornando ai numeri, siamo passati dal Forex completamente esente da ogni forma di tassazione nel 2009 all'aumento del capital gain prima dal 12,5% al 20% ed ora dal 20% al 26%. Siamo passati dal non avere la Tobin Tax all'inserimento di un'imposta compresa tra lo 0,10 e 0,20% a seconda degli strumenti trattati. Abbiamo una patrimoniale, per ora ridotta, dello 0,20%, l'imposta di bollo di 24,2 € sui titoli e sui conti correnti. E tutto su una base imponibile che è estremamente aleatoria, variabile, incerta, che è soggetta ad elementi di sostituzione che possono causare impatti significativi sui sottostanti che ne vengono protetti. Ma nessuno di coloro che si riempie la bocca con questi attacchi indiscriminati al risparmio, che creano consenso nell'ignoranza generale, ma specifica verso questa materia, che abbia l'onestà intellettuale di ammettere quanto pericoloso possa essere per un paese disintegrare il risparmio, che solo rappresentano la vera ricchezza. Di fronte a ciò c'è un altro elemento che fa discutere e soprattutto dovrebbe far riflettere. Se almeno tutto questo fosse servito a risanare il bilancio dello Stato, a ridurre il debito pubblico che continua ad aumentare indiscriminatamente, a causa di ragioni strutturali che non si vogliono affrontare per eliminare sprechi, burocrazia, inefficienze evidenti. Invece no, non è servito a nulla. Politiche fallimentari e gettito fallimentare, sotto tutti i punti di vista, come quello della Tobin Tax a 285 milioni di euro contro 1 miliardo di euro attesi. Dimenticando gli effetti negativi, peraltro segnalati anche dalla Corte dei Conti, sui mancati gettiti IRPEF, IRES, causati dall'introduzione dell'imposta, che in questo computo non sono stati calcolati. E già, dai nostri calcoli, vi preannunciamo che sull'aumento dell'imposta sui risparmi, introdotta dal governo Monti, molti politici ancora chiamano spiegabilmente rendite, lo abbiamo detto adesso, il risultato sarà analogo, il gettito atteso non sarà quello poi realizzato. Le previsioni di entrata, circa 2,6 miliardi, sono state fatte tutte sul 2013, anno positivo per la borsa italiana, guadagna due cifre, così come per i bond. Ma nel prossimo futuro, con i tassi ulteriormente in discesa, qualcuno scommette anche sui tassi. I rendimenti sui conti depositi, sui conti correnti, scenderanno ulteriormente e non è detto che i mercati azionari, che dovranno prima o poi cominciare a scontare il tapering del mercato, ovvero il drenaggio di liquidità da parte della Fed, non ne risentono in modo anche importante e significativo. Quindi sporge spontanea una domanda alla classe politica: dove volete arrivare? Qual è l'obiettivo ultimo di questi continui e persistenti inasprimenti della tassazione sui risparmi? Avete per caso messo gli occhi sui 3.600 miliardi di risparmi italiani? Ormai si vede che da più parti, ormai si evoca da più parti un ulteriore vostro intervento, forse pilotato da qualcun altro, per mettere le mani nelle tasche degli italiani, la famosa patrimoniale. Ormai è rimasto solo questo: il paese sembra avviato verso un declino inevitabile, segnato. Sulla tassazione sui redditi siete arrivati a fine corsa, l'imposta sul valore aggiunto è al 22%, le imposte sulla casa rasentano il ridicolo. Ed appare incomprensibile solamente leggere le nominali, IMU, TASI, TAI, IUP, un vero e proprio delirio, tipicamente italiano. Fermatevi finché siete in tempo e finché siete in campo. Anche sui mercati finanziari si è arrivati al limite, anzi, questo limite è già stato oltrepassato.
Abramet non è qui per difendere qualche migliaia di operatori di mercati finanziari, ma è qui per cercare di farvi capire che si tratta del destino di un'intera fabbrica. Volete abbattere il cuneo fiscale sul lavoro, ma ne state creando uno sui redditi finanziari. E vi sarà una differenza enorme tra quanto un soggetto finanziato riuscirà a incassare rispetto a quanto un risparmiatore riuscirà a prestare, scusate. E questa differenza o cuneo sarà quasi interamente costituita dall'imposta. Un qualcosa che appare come un atto scellerato, il contrario di ogni buon senso e ogni tentativo di rendere efficiente il mercato finanziario. Non esiste alcun paese al mondo, tra quelli sviluppati economicamente, e si è arrivato a un tale livello di sottosviluppo finanziario. Oggi la borsa italiana, sì, proprio quella davanti alla cui facciata, avete permesso che fosse immesso in bella mostra un dito medio. Segno evidente del degrado a cui è giunto il nostro paese. Ebbene, la borsa italiana scambia un terzo di quanto scambiava nel 2000. Non abbiamo ancora capito, nonostante ve lo abbiamo più volte chiesto, se l'obiettivo dei vari governi che si sono succeduti è quello di combattere la speculazione o fare gettito. Probabilmente entrambi, ma nessuno di questi obiettivi è stato in definitiva raggiunto. Anzi, sul fronte speculazione, l'inserimento della Tobin Tax è un'invita nozze per gli stessi speculatori o manipolatori, che nel sottobosco della liquidità trovano terreno fertile. Avete solo colpito i piccoli risparmiatori, facendo interessi dei grandi speculatori. Questa è l'amara verità. Però avete urlato al mondo la vostra soddisfazione per aver colpito i malfattori, coloro che avevano contribuito a causare il disastro del 2007, come se il piccolo operatore di borsa, colui che realmente paga l'imposta, fosse un incallito criminale. E gli speculatori, che fine hanno fatto? Di quelli non vi siete posti il problema, non vi siete chiesti se pagheranno qualcosa, se continueranno a fare il bello e cattivo tempo, magari in misura ancora maggiore, visto che non troveranno liquidità, e quindi faranno ancora meno fatica ad influenzare il prezzo o il corso di questo titolo. Insomma, la Tobin porta in modo chiaro e evidente a risultati opposti a quelli che vi eravate prefissati. Ma torniamo all'imposta sui risparmi. Questo balzello deprime i consumi perché evoca insicurezza, causa un aumento dei costi per le imprese e famiglie che dipendono mutui e finanziamenti, frena la crescita delle imprese e di conseguenza provoca ricadute importanti sull'occupazione. Le proposte e il ruolo di Apple. Come associazione abbiamo ben compreso che lo Stato ha bisogno di reperire risorse per far quadrare i conti. Ed è per questa ragione per la quale, sia come IFM Advisor lo scorso anno, sia come Apple quest'anno, ci siamo sempre sentiti in dovere di fare proposte alternative. Lo abbiamo fatto per il bene del Paese, con un atteggiamento costruttivo e responsabile. Avremmo potuto limitarci alla critica, come fanno tanti, ma sappiamo bene che la radice dei problemi è comunque a monte, ovvero un Paese che non cresce a causa di deficienze che arrivano da lontano. Ma abbiamo voluto dare il nostro contributo e abbiamo accettato la sfida. Per esempio, sull'aumento della tassazione sui risparmi, siamo intervenuti proponendo la privatizzazione di una delle reti RAI per recuperare risorse. Persino una misura alla tantum che andrebbe a finanziare una misura strutturale, come quella della riduzione IVA. Ma non è altro che quello che voi già avete fatto. Abbiamo seguito lo stesso modello, con un'unica differenza. La nostra proposta creerebbe gettito e non aumenterebbe la pressione fiscale. La vostra che non aumenterà il gettito previsto e aumenterà la pressione stessa. Anche con la Tobin Tax introduciamo come IFM Advisor una proposta che andasse verso un'unica tariffa flat, al posto di quell'assurdità, permettetecelo, dello 0,05. In parte fummo ascoltati e così, anche grazie al nostro intervento, la Tobin Tax venne ridimensionata e venne approvata in modo che fosse più sostenibile. Altrimenti questo paese sarebbe, a nostro avviso, finanziariamente disperso. Vi abbiamo avvisato con largo anticipo che avremmo vigilato sul gettito e così è stato. Denunciamo con largo anticipo l'impossibilità di arrivare al gettito previsto e i risultati ci hanno dato ragione. Sempre guardando a quel che è stato fatto fin qui dall'associazione, vogliamo ricordare la vittoria ottenuta alla Camera dei Deputati in occasione del dibattito presentato dall'onorevole Boccia sui risultati della Tobin Tax. Non senza difficoltà abbiamo deciso di partecipare a un convegno che aveva delle conclusioni già scritte, ovvero arrivare ad una pseudo-riduzione delle aliquote ma allargamento della base imponibile del bilancio. Il tutto con una maggioranza trasversale che teneva dentro tutti i partiti e il benestare anche di una parte del nostro settore che si sentiva penalizzata rispetto ad altri. Questa mancanza di unità di intenti del settore è una delle cause principali della sua vulnerabilità. Gli interessi di parte non fanno altro che accentuare l'aggressione che una parte della politica riversa sui mercati finanziari. A quel convegno avevamo invitato tutti, avevano invitato tutti. Quella tassa è effettivamente la paga, ovvero i risparmiatori e le aziende.
Alla fine siamo riusciti a partecipare, credo anche a fornire un valido contributo alla causa, evitando ulteriori ripercussioni negative sull'intero settore. Certo, non tutto è negativo. All'interno dei ministeri ci sono molti tecnici che la pensano come noi, ma devono assecondare la politica e la sua avida ricerca di risorse. Ora ci stiamo battendo contro l'aumento dell'imposta sui risparmi. In che modo? Non vogliamo entrare nel dibattito elettorale, non è nostro compito, ma subito dopo le elezioni avremo tutta una serie di incontri con parlamentari per proporre il nostro emendamento. Ovvero non aumentare le aliquote proposte proponendo la privatizzazione di una rete RAI e tutta un'altra serie di proposte che andranno nella direzione di migliorare l'efficienza dei mercati senza alcun tipo di distorsione creata a monte. Se l'emendamento non dovesse passare, vigileremo comunque, come è stato fatto per la Tobin, controllando le cifre incassate. Crediamo fermamente nel principio di responsabilità come uno dei pilastri su cui cambiare il paese. Chi legifera deve poi ritenersi responsabile dei risultati, nel bene e nel male. Come dicevamo, però, non si tratta di una battaglia per una tassa in meno, ma della filosofia che in questo momento è imperversa. Si tratta di combattere questo luogo comune ormai imperante ed estremamente pericoloso, che è quello di creare consenso affermando che la finanza nel nostro paese sia la causa di ogni male, per scaricare precise responsabilità. E a tal proposito diventa cruciale ribadire alcuni concetti fondamentali che troppo spesso vengono ignorati. I mercati sono tali se sono liquidi, e i mercati sono liquidi se ci sono gli operatori, gli investitori e risparmiatori. Neanche Apple ama i cosiddetti manipolatori, ovvero i grandi speculatori, che possono spostare a piacimento i prezzi dei mercati attraverso ordini di dimensioni rilevanti e ne influenzano i corsi. Ma come si combatte la speculazione? Al contrario di come si è cercato di farlo fino ad ora. La battaglia di Adler è quella di creare le basi per un nuovo rinascimento della finanza italiana e su questo tema non ci dovrebbero essere tentennamenti da parte di alcuni. Si dovrebbero creare le basi infatti per continuare a creare maggior gettito per lo Stato. E come? E su questo l'associazione nei suoi ripetuti interventi lo ha sempre sostenuto. Migliorando l'efficienza dei mercati per creare maggior liquidità e maggiori profitti, riducendo la speculazione con una maggiore frammentazione degli attori. Unitamente ad un aumento dei volumi. Solo così verrebbe ridotta la manipolazione che trova invece terreno fertile nei mercati sottocapitalizzati e illiquidi. Ridurre il peso dei manipolatori e aumentare il peso dei piccoli risparmiatori. Questa è la strada. Se invece si persiste a tassare gli ultimi anelli della catena, i piccoli risparmiatori e gli operatori del mercato finanziario, andrete a distruggere un intero settore dell'economia italiana che produce reddito, ricchezza e non dimentichiamolo mai, occupazione. Con le intraprese negli ultimi anni del governo di sono succeduti e la rotta del dittatore. Il resto del mondo e l'economia globale si sono dati delle regole e noi vogliamo un paese capace di giocare con queste regole. L'alternativa è rimanere intrappolati ai margini del mercato, redistribuendo anziché ricchezza povertà. Non neghiamo, mai lo abbiamo fatto, che questo sistema finanziario abbia vissuto degli eccessi, in alcuni casi gli eccessi non siano ancora. Ma questi eccessi possono essere governati se la politica ne comprende il funzionamento e non fa di tutta l'erba un fascio. Certo, piacerebbe anche noi un mondo dove il petrolio e l'energia fossero gratuiti, ma purtroppo in economia le risorse sono limitate e la domanda è superiore all'offerta. E allora vi chiediamo davanti a questo scenario, quali alternative scegliete tra queste due? O il prezzo del petrolio si forma sul mercato vigilato e regolamentato, ma libero di muoversi, oppure il prezzo viene deciso da sette produttori intorno a un tavolo a Ginevra. Voi quale preferite? Apri sicuramente sceglie la prima ipotesi. Il prezzo è determinato dal mercato, regolamentato e vigilato, ma perché sia così dovete evitare di fare come i manipolatori, attraverso l'aumento delle imposte che influenzano i mercati e definiscono solo tutti gli anelli della catena, andando a fare il gioco dei grandi speculatori. In conclusione, l'associazione ritiene che in Italia si debba far crescere il mercato finanziario anziché deprimere. Più operatori, più investitori e più risparmiatori che siano in grado di far funzionare, per esempio, il mercato dei minibond per finanziare le piccole e medie imprese italiane. Abbiamo bisogno di un futuro sul grano per consentire alle aziende agricole di minimizzare il rischio di prezzo dei prodotti agroalimentari. Abbiamo bisogno di un mercato secondario dei titoli efficienti, perché altrimenti le imprese non riusciranno a finanziarsi con le linee. Si creerebbe, tra l'altro, maggior gettito per le casse dello Stato e maggiore occupazione, con le conseguenze che tutti conosciamo. Se si vuole, come viene sostenuto da più parti, che la finanza paghi di più, bisogna anche mettere le condizioni di guadagnare di più. Grazie. Grazie.
dell'Atlas. Sì. Ricordo che la pagina 1.blogspot.it.